Mister, alla luce anche della partita di domani, ne parlavamo anche con Corrado ieri, il Parma avverte la necessità, anche l'esigenza di essere anche più civico là davanti, mi riferisco anche all'ultima partita, ma non solo, di essere più concreto. Sicuramente, vista la gara, viste diciamo, le due gare che abbiamo fatto contro il Pordenone e contro l'ultima che abbiamo fatto in casa, si nota questo, si nota che nella prima partita abbiamo Sestricini, cioè, le occasioni che abbiamo avuto, abbiamo preso un palo e poi abbiamo fatto dei gol e in quest'altra invece abbiamo sfruttato soltanto quell'occasione che è stata provata da Ioa a inserirsi sul tiro di Giorgino. Però è chiaro che ci siamo mangiati poi dei gol che dobbiamo essere più bravi a sfruttare. Questo cinismo deve accompagnarci, questa cattiveria del far gol, perché comunque abbiamo visto che le squadre avversarie perlomeno ti concedono, ma poi sono anche pericolose perché comunque ti danno attenzione, dobbiamo sfruttare al massimo quelle che sono le occasioni che cadono. La Salernitana è un avversario temibile che forse da queste prime partite sta andando anche al di là di quelle che potevano essere le nostre aspettative, erano stati incredibili, un pubblico meraviglioso. Come vanno affrontate determinate partite con lo stesso atteggiamento del secondo tempo col Pordenone, ad esempio? Sicuramente vanno affrontate con l'atteggiamento giusto, una squadra che sta facendo bene come te, è una squadra propositiva che vive sull'entusiasmo, sulla forza agonistica della società, dell'allenatore e soprattutto dei tifosi. E noi dobbiamo essere bravi lì, lucidi nel contrapporci, ripeto, con l'atteggiamento giusto, una squadra che sarà combattiva, saremo combattivi anche noi. E poi chiaramente cercando di sviluppare quelle che sono le caratteristiche che vorrei che la squadra ha. Mister, ti faccio un'ultima domanda. Quanta influenza positiva possono avere le due vittorie? Tu l'hai già ricordato, dicendo noi non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo ancora accumulare tanti punti e tanta strada, però quale valore aggiunto possono dare questi due risultati? Non solo per domani, ma anche in generale per il prossimo. Ovviamente la vittoria ti dà morale, ti dà fiducia, ti fa vedere che il lavoro che stai facendo comunque ti dà un risultato. Questo è così, poi è chiaro che, ripeto quello che ho detto sempre, quello che non ho fatto non conta più niente, conta sempre quello che farai, quindi la nostra testa deve essere proiettata su quella che è la partita che siamo detto, prendendo chiaramente, non è che, prendendo quello che sono le cose positive della gara che ha fatto e cercando di eliminare quelle fatte meno bene. Mister, buongiorno. Questa settimana abbiamo visto diverse prove sul campo, soprattutto dal punto di vista tattico. Ha in mente di cambiare qualcosa e se ce l'ha, questo cambiamento potrebbe essere dettato dall'assenza di Colì, riferisco alla difesa. No, questo cambiamento dettato dal fatto che vedendo alcune caratteristiche della squadra, vedendo alcune giocate anche che possono essere fatte, anche cambiare modulo, anche cambiare atteggiamento in campo come sistemazione tattica può non dare dei punti di riferimento agli avversari, quindi è un valore aggiunto che sto percorrendo. Perché, glielo chiedevo perché mercoledì, se non sbaglio, avevo visto Scamone ricoprire magari l'alto di sinistra. Se può essere quella una soluzione, se sì, in caso. Come ci è arrivato a pensarlo? Ripeto, ci è arrivato a pensarla proprio perché è una squadra che, parlo della Salernitana, chiaramente per le qualità che hanno loro, ma anche per i difetti che hanno, cercherò di sfruttare al massimo quelle che sono anche le caratteristiche della squadra. Quindi quella sistemazione lì, chiaramente ancora devo deciderla, però è stata una prova per valutare un po' la squadra come si comporta in determinate situazioni, poi gli sviluppi che può avere in quelle zone del campo lì. Mi riferivo soprattutto alla posizione di Scavone che abbiamo visto sempre giocare nel vivo della mediana, insomma, largo a sinistra, giustamente, forse può giocare. Anche Scamone può giocare anche quel ruolo lì, ma non è che è partito da quel ruolo lì. Scamone ci arriva attraverso il movimento, sia in fase di non possesso che anche in fase di possesso. Lui è un ragazzo che, se non sbaglio, sabato scorso ha avuto, attraverso i suoi inserimenti, è stato molto bravo, ha avuto tre occasioni da gol, che se non sbaglio ha sfondato il portiere, ha neutralizzato. Però è anche un ragazzo intelligente praticamente che sa anche mettersi nella posizione giusta e
contrapporsi anche a quelle che sono poi sono le caratteristiche della scuola terziaria. C'è la possibilità che, perché la settimana prima abbiamo visto provare spesso un 3-4-2-1 con Calaiò e lo Swing dietro De Vacco, poi in realtà il sabato abbiamo rivisto il 3-5-2, quello visto contro il Venezia. C'è la possibilità che le prove fatte questa settimana possano servire più che altro a partita in corso e magari non dall'inizio, ovvero schierare all'inizio il modulo, quello che si sta provando da inizio stagione e poi eventualmente cambiare. Ma sì, ci sono delle alternative, ripeto, tutte queste costruzioni sono fatte proprio in base anche alle caratteristiche della squadra, per sfruttare al massimo quelle che sono le qualità. Le alternative ci sono, le alternative anche economiche ci sono. Sono partito con l'idea, però non ho fossilizzato l'idea lì, ma ho cercato, ripeto, di ricerco attraverso il lavoro quotidiano di mettere le condizioni migliori di far esprimere la squadra e poi per far sfruttare, come ho detto, le loro qualità. Ecco, dal punto di vista dell'eventuale difesa 3, se potesse essere schierata, sta notando, magari dopo anche un infortunio di Colì, che gli eventuali subentranti, penso a Benassi, a Saporiti, Saporiti che tra l'altro credo sia l'unico che non ha ancora giocato un minuto, dei giocatori, cioè, scusi, i portieri, sta notando risposte diverse. Non dico che quelle di prima fossero sbagliate, però magari maggiore foga proprio per il fatto che potrebbero anche scendere in campo. Sicuramente sono un distinguo e la motivazione c'è perché io ho sempre detto a loro che mi ripeto, che un allenatore attraverso quello che fanno vedere l'allenamento poi si basa per poi poterli o mettere in campo dall'inizio o comunque affidarsi a loro nel momento in cui c'è la gara in corso. E loro lo stanno facendo bene, si stanno allenando bene, quindi hanno delle possibilità anche di poter, se non scende in campo, comunque di poter partecipare a quello che poi eventualmente può essere la gara o anche l'indirizzo della gara. L'atteggiamento, al di là di quello che è la cattiveria, la combattività, magari sulle seconde palle, è un po' a tutto campo. L'atteggiamento del Parma, San Benedetto, in uno stadio comunque complicato per il pubblico, quale sarà? Ovvero, non dico se si difenderà, cercherà, però cercherà di fare scuola partita fin dall'inizio oppure cercherà. Chiaro, quindi facciamo di fare una all'inizio. Chiaro che ci sono quelli di avversari, ci sono squadre organizzate anche con giocatori di qualità. Quindi essere noi abili a impostare il nostro gioco, a imporre le attitudini del nostro gioco, rispettando quelle che poi sono le qualità delle squadre avversarie, perché ripeto, questo è un campionato dove le qualità ce ne sono. E per quanto riguarda la scuola benedettese, immagino che studiate sicuramente, ha cambiato molto magari rispetto allo scorso anno, che squadra è, come la vede? Ma cambiano alcuni elementi, però il gioco su chiusura sta praticando il 4-3-3 con questa punta davanti forte fisicamente, con gli esterni bravi a venire 1-1 a buttarsi subito in profondità, con i centrocampisti che appoggiano molto la fase offensiva o comunque accorciano, come può capitare sulle palle lunghe, su queste seconde palle, o hanno anche abilità tecniche nel spingere sulla fascia, soprattutto sulla loro parte sinistra. In mezzo al campo c'è un ragazzo che conosco bene, che è il Bertocco, che era con me nella nuova corsa, che si è lasciato giocare tranquillamente, siccome ha geometria e poi ha calcio lungo, ha un tiro, un lancio, precisione. Io cercare di non permettergli di sfruttare quelle che sono le sue qualità, e poi se è attaccato può andare in difficoltà, perché è un ragazzo che, ripeto, ha qualità offensive, ma in fase difensiva non sempre è presente. E l'ultima da parte mia, l'ultima volta che il Parma ha giocato con la San Benedettese, insomma credo che se lo ricorda, a parte l'anno scorso, che ricordi ha di quelle sfide, siamo un po' anche Ma parli come calciatore, come calciatore, beh, anche dello stadio. sicuramente lo stadio che voi avete tutto anni fa, l'ho giocato nella San Benedettese, ho fatto un torneo con loro, io conosco abbastanza bene la città, il paese, insomma, conosco abbastanza bene l'ambiente caldo, con gente che è passionale, che segue la squadra con passione e anche a volte anche con veemenza. Cioè, è andato così io, perché se le cose vanno bene, ti porto entusiasmo, se le cose non vanno bene possono diventare abbastanza aggressivi, ma al di là di questo, ricordi ci sono belli, perché comunque quello stato lì abbiamo vinto, se non sbaglio, con un gol di Lorenzo, su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, adesso mi ricordo bene. E poi comunque è il campo su cui giocare, perché c'è
lo stadio è un bello stadio, costruito anche se qualche anno fa comunque è uno stadio, è stimolato e poi a livello della tifoseria locale è una tifoseria molto grata che crescerà sicuramente la scrivente. Posso farlo? No, una semplicissima domanda per chiudere. In settimana si è parlato anche della coesistenza Evalco-Calaiò, Evalco-Calaiò sì, insieme oppure no? No, 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 si è parlato in generale, poi il commentatore non legge, non te ovviamente. Ma tu, che continui sulla tua idea naturalmente, cioè sono due giocatori che possono Sì, coesistere. secondo me sì, hanno una regolarità per poter. Sono ragazzi innanzitutto intelligenti, si stanno mettendo anche al servizio della squadra, chiaramente con le loro qualità e anche i loro limiti. Però possono tranquillamente coesistere perché, ripeto, da parte loro c'è una conoscenza del calcio, c'è l'esperienza e stanno trovando un affidamento. Per me possono coesistere, chiaro che devono. In fase di non possesso devono dare una mano e insieme cercare di limitare quelle che possono essere le fonti del gioco avversario. Lo stanno facendo abbastanza bene, quindi sono soddisfatto del loro atteggiamento, della continuità quelle che sono le loro condizioni atletiche, che chiaramente ancora non sono al massimo, però ci stanno arrivando con gradualità. E collegandomi a questa stessa domanda, chiedo anche, ci sono state un paio di situazioni nella partita di sabato scorso in cui prima Evacuo, poi Calaiò avrebbero potuto servire dei compagni in posizione migliore della loro, senz'altro, invece hanno preferito tirare senza esito. Ha detto qualcosa per queste situazioni ai ragazzi? Qualcosa in quelle situazioni lì, loro devono essere bravi e abili a sfruttare queste che possono essere le loro giocate che poi vanno a finalizzare. Se sbaglio, io ho fatto un gol a Pordenone avendo anche altri compagni liberi, quindi domenica se lo davano anche i portieri. Ma al di là di questo, ripeto, il lavoro che stanno facendo è un lavoro importante, è un lavoro. E sono fiducioso per quello che riguarda anche il fatto di sfruttare quelle che possono essere le occasioni che capiteranno. Altra domanda? Un'ultima cosa riguardo a quel ragazzo d'origine portoghese che avete avuto in prova di recente, Agostinho. Stiamo parlando, sarà che anche lui è arrivato, che non era nelle condizioni fisiche ottimali, quindi sta facendo dei carichi di lavoro. Non altissimi, però stiamo cercando di metterlo perlomeno nelle condizioni, visto che era un po' che non giocava. Sta dimostrando di avere delle qualità, chiaramente adesso vanno viste all'interno di una gara che cercheremo di fare, penso la prossima settimana, una gara un'amichevole con una squadra che possa permettere comunque di fare una valutazione completa. Chiaramente gli allenamenti non sempre danno soprattutto sui campi stretti, così non sempre ti danno alcune indicazioni, però è proprio la partita stessa a tutto campo che poi ti può dare una valutazione completa su quello che è, su quelle che sono le caratteristiche, i pregi e i difetti del giocatore. A posto, grazie. Grazie.